Ciao, siamo Manuela Vigo, Vincenzo Petisi e founder di Lodo. Lodo è un progetto trasversale strutturato su più livelli, dal concorso alla guida delle migliori produzioni olivicole internazionali alle strade di tutto il mondo. Le strade dell'olio è un video racconto di professioni, tradizioni, paesaggi e specialità dell'arte culinaria, perché Lodo è anche un progetto quali fan gourmet. Una poetica di immagini per raccontare realtà professionali di pregio, promuovendo la conoscenza e la storia dei territori. Umbria, terra e poesia. Siamo nella provincia di Perugia per incontrare Lorenzo Fasola Bologna dell'azienda Castello Montevibiano Vecchio. Con 3.000 olive Borgogna e Vubia ottiene 3 orcioli in Lodo Gae 2022. Un'azienda attenta alla ricerca, alla sperimentazione e al pianeta. Un microcosmo che interpreta la terra in produzioni ricercate, offrendo, oltre alla qualità, la possibilità di respirare un raffinato angolo di paradiso nel cuore di una spettacolare cornice umbra. Sono Lorenzo Fasola Bologna, siamo qui in Umbria, a Castello Montevibiano Vecchio. Siamo produttori di olio di vino da tantissime generazioni. Per quanto riguarda l'olio, siamo stati i pionieri nell'aver inventato il monodose e quello che è il monodose surgelato. Qui a Castello Montevibiano abbiamo diverse varietà. Quelle ovviamente più famose, che sono tipiche della nostra regione, sono il Leccino, Frantoio, Muraiolo e in questo caso il Dolce Agogia. Ma ce n'è una in particolare che a noi piace molto, che si chiama Borgiona, che ha questo sapore di pomodoro che sembra forse un po' più simile a quella del siciliana, ma è un cultivar che è facilmente riconoscibile e ha un potenziale enorme. Le strade dell'olio di Lodo le considero come un progetto importantissimo per i produttori, ma anche per i consumatori, perché si dà l'opportunità ai consumatori stessi di andare a vedere ciò che c'è dietro un'etichetta. E questo è, secondo me, il futuro, perché la gente vuole conoscere e vuole apprendere ciò che c'è dietro a una produzione. E si dà l'opportunità ai produttori di poter esprimere quella che è la propria passione e far vedere i propri prodotti. Rimaniamo in provincia di Perugia per incontrare Graziano Decimi, volto dell'olio 2022. L'azienda Decimi, di che Graziano dirige sapientemente, ci introduce nell'autentica artigianalità, dove un olio viene creato per sorprendere. Coupe de Coeur, Lodo 2022, Decimi ci ha colpito per l'altissima qualità della sua produzione e per l'amore che lega Graziano e la sua famiglia a questa terra. Un paesaggio da vivere, un'esperienza da raccontare. Benvenuti nel mio laboratorio artigianale, dove ogni cosa che facciamo lo facciamo con passione. Qui siamo una famiglia, siamo a Bettona, uno dei borghi più belli d'Italia, siamo a pochi chilometri da Assisi, che è una cittadina stupenda. Nei primi anni 2000 ho incontrato l'olio, ho iniziato a conoscerlo, mi sono innamorato, poi da lì ho deciso che il mio futuro è forse questo e ho deciso di costruire un'azienda che abbia l'idea di costruire oli soltanto di altissimo livello. Le cultivar che abbiamo sono il Muraiolo, la San Felice, il Frantoio e il Leccino.
ringraziamo Lodo che ci ha dato questa opportunità meravigliosa di far parte delle strade dell'olio, far conoscere la qualità dell'extravergine con questo percorso che avvolge tutte le regioni d'Italia. È una cosa meravigliosa, perché noi possiamo finalmente far conoscere le eccellenze a un consumatore che in questo momento è ignaro che esistono queste aziende di qualità. Siamo sempre nella provincia di Perugia per incontrare Francesco Gradassi, volto dell'olio 2022. Francesco guida Marfuga, una delle massime aziende d'eccellenza dell'olivicoltura internazionale. Miglior DOP Lodo 2022 con Marfuga Riserva DOP, un'inebriante spirale di profumo e sapore raccolta in un sensazionale extravergine. Dalle incantevoli colline umbre, eccelsa meta di viaggio, Marfuga crea unicità, regalando una nuova prospettiva di trasporto nelle eccellenze di terre da scoprire e di prodotti da conoscere. Sono Francesco Gradassi e sono il titolare dell'azienda agraria Marfuga, un'azienda che dal 1817 che produce olio extravergine di oliva. La filosofia aziendale è quella di produrre oli estremi, così amo denominarli, perché raccolti in zone impervie e collinari, raccolte completamente a mano. La cultiva principale che caratterizza la sottozona Assisi Spoleto e la mia proprietà è la cultiva al moraiolo, che caratterizza un po' tutto e rende importanti gli oli umbri. La punta di diamante della mia produzione è il moraiolo 100%, che ha il nome L'Affiorante, il primo olio prodotto della stagione, dove quelle caratteristiche chimiche e sensoriali sono esaltate al massimo. Un ringraziamento particolare vorrei farlo a Lodo, che con il progetto Strade dell'Olio pone in evidenza noi produttori di olio di qualità, con l'obiettivo finale di far conoscere a un più vasto pubblico gli oli prodotti in queste zone e con caratteristiche peculiari e sensoriali veramente alte. Ci spostiamo nella provincia di Terni per incontrare Giuseppe Malvetani, a capo dell'omonima società agricola. Con Messer Francesco 1640 Moraiolo si aggiudica come olio gourmet il premio Red Carpet nel fruttato medio in Lodo Gai 2022. Le produzioni e l'azienda Malvetani raccontano l'Umbria della storia e della qualità, accompagnandoci nella scoperta di arti, paesaggi e suggestioni, dove l'eccellenza è un ospite fisso. Mi chiamo Giuseppe Malvetani, la mia famiglia produce olio extravergine di oliva in Umbria da oltre 150 anni. La nostra azienda ha circa 30 ettari di uliveti distribuiti tra la fascia collinare dei comuni di Stroncone e di Terni nell'Umbria meridionale. Produciamo olio extravergine esclusivamente dalle olive ottenute dai nostri oliveti, per il semplice fatto che riteniamo che l'unico modo per produrre un olio di alta qualità sia poter controllare tutta la filiera, dalla coltivazione alla raccolta alla lavorazione. Le varietà più presenti nella nostra azienda sono quelle tipiche dell'Umbria, il moraiolo soprattutto, che da solo copre circa il 70% della superficie olivata, il frantoio e il leccino. Ringraziamo Lodo per aver voluto inserire la nostra azienda tra quelle del progetto Le Strade dell'Olio, progetto che abbiamo ritenuto interessantissimo fin dalla sua presentazione, perché riteniamo che sia un modo eccellente di fare cultura dell'olio. Sono ancora pochi i progetti che riescono a fare cultura in senso ampio e ce n'è assolutamente un disperato bisogno, soprattutto per le aziende piccole come noi che cercano di lavorare in qualità. Questo vuole essere un invito a intraprendere un viaggio nella cultura olivicola e nei suoi territori, densi di storia e folklore.
territori, emblema di un patrimonio culturale immenso, da diffondere presso le generazioni presenti e da tramandare a quelle future.